Siamo con Giuseppe Pontillo dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze perché ieri avete arrestato un giovane di 31 anni di origini napoletane con precedenti per truffa agli anziani, in particolar modo di questo stiamo parlando adesso. Cos'è avvenuto ieri? È avvenuto che nella fascia oraria dalle 12 alle 13 ci sono state diverse tentative di truffa attraverso la solita modus operandi, cioè con una chiamata a persone di una fascia di età considerata debole, quindi persone anziane, in cui si richiedevano somma di denaro per in cambio della libertà di un familiare che era stato fermato poco prima dalle forze dell'ordine. In una di questi tentativi la persona anziana che aveva ricevuto la telefonata aveva riconosciuto in questa telefonata un possibile tentativo di truffa, avvisando così la locale centrale operativa. Il personale del nucleo operativo si è quindi trovato in questo condominio in via Vanini, dove ha visto un soggetto, un 35enne, con accento marcato campano, che mentre parlava appunto dialogava con un'altra persona anziana che dimorava al piano sottostante. Insospettita di questo modus operandi che ormai è conosciuto, i militari hanno cominciato a seguire prima da lontano questo soggetto, il quale, resosi conto di essere stato attenzionato, ha cominciato a correre per le vie cittadine. Ne è conseguito un rocambolesco inseguimento a piedi per le vie cittadine, fino a quando, dopo diverse centinaia di metri, è stato bloccato e fermato, con ancora indosso la somma che aveva poco prima prelevato dall'anziano signore, per un totale di 1.900 euro.